Bella ragazzi, qui è Nexus che vi parla. Oggi siamo qui con un nuovo commentary su Darksiders 2, gioco uscito quest'agosto. Adesso ci sarà una breve intro che spiegherà che cosa è successo nel vecchio Non capitolo. può esserci vita senza ordine. Bene, male, tenebra, luce. Deve esserci equilibrio nell'universo. Così ha decretato l'Arso Consiglio, una corporazione incaricata dal creatore di preservare il tessuto stesso dell'esistenza. Ma l'equilibrio è stato spezzato. Ancora adesso la Terra è ridotta a una rovina in mano ai signori dei demoni e il distruttore si ritaglia un nuovo regno tra i suoi potenti eletti. Alcuni dicono che fu il cavaliere Guerra a scatenare l'apocalisse. Si recò sulla Terra, non richiesto, condannando con il suo gesto l'umanità. E riguardo agli altri cavalieri? Prodi esecutori degli ordini del Consiglio, come furia, conflitto e morte? Per conoscere quei nomi, devi prima conoscerne un altro, Nephilim, il frutto dell'unione tra angeli e demoni. I Nephilim misero a ferro e fuoco diversi regni, riducendoli in cenere. Ma quattro di loro si stancarono del massacro, temendo che avrebbe messo a repentaglio l'equilibrio. Fu dunque stipulata una tregua. I quattro avrebbero servito il Consiglio in cambio di poteri inimmaginabili. Così nacquero i temibili cavalieri, il cui primo incarico fu purificare il creato eliminando i fratelli per annientare i Nephilim e distruggere le loro anime. Concentriamo ora il nostro sguardo su uno di questi quattro. Non su Guerra, che incatenato ai piedi del Consiglio proclama la sua innocenza, ma su chi salverebbe suo fratello prima di tutto. Lui ha molti nomi. Boia, fratricida. Per noi è morte. Ok, come avete potuto capire dal breve intro, noi utilizzeremo Morte, che cercherà di salvare suo fratello Guerra dalla condanna che gli deve dare il consiglio. Scusate se si vedrà un po' a scatti, ma Fraps mi fa laggare il gioco. Se conoscete un programma che fa video migliore di Fraps, consigliatemi. Alt per caricare con disperazione. Ok. Bello l'edificio, bello grosso. Corri verso una parete e salta con sbarra spaziatrice per arrampicarti su di essa. Oh, finalmente qualcuno. Sinistro per attaccare.
Alt, attiva gli attacchi. Hai trovato un oggetto da equipaggiare. Per accedere all'inventario del tuo, vediamo. Dai, ma dopo quanto sono duri questi? Oh. Uno per usare la pozione energia e due per usare la pozione collera. Sa, vediamo sto inventario. Questo è l'ascio. La faccia. Schiniere. Mettiamo questo. Paggio. Boh. C'è nient'altro. No. Andiamo in suo palazzo. Vediamo che cacchio c'è dentro. La fortezza nera. Bella. Trova un modo per salvare guerre. Trova il custode di Sigrun. Raggiungi la sommità della fortezza nera. Avvicinati a una parete muovendoti in diagonale e salta con barra. Bella madonna. Che è preso pezzi a sto tipo. Guardate un'arma secondaria. Vediamo un'azione. Premi destro per sfiorare un attacco. Ah, premi di accoppiarlo ovviamente. Vediamo. Ascia. Equipaggiamo. Equipaggio. Minchia. Qualcosa di piccolo, no? Andiamo avanti. Di nuovo, guarda la spazzatrice. Vai a culo. Ho capito, ho capito. Sì, ah. Di qua sicuro non passo. Andiamo stash. Minchia. Morte può spostarsi utilizzando le travi di legno presenti nel... Salta con sbarra spazzatrice. Madonna, ma delle scale non ci sono. Poverino questo. Lì per ruotare intorno. Tieni premuto maiuscolo per spoggerti da una trave verticale e premi barra spaziatrice. Ok. E chi è quel tipo laggiù? Se... che sono ancora. Già messo. Ma
farebbe pochi nemici con questo, forse è meglio. Vediamo un po'. Pozione. Cazzo, ah. Ecco. Dove cazzo va sto pirla? Vai su. Ok. Per proteggerti, addio. La barra spaziatrice. Ah sì, se avete qualche preferenza di video che faccia, ditelo pure nei commenti che non mi schifo. Faccio ogni genere di video, tutorial. Quindi proponete, io vedo cosa riesco a fare. E prendilo, madonna mia, state fermi. Siamo ancora su di lì. Cos'è un martello? Vediamo. Sì. C'era anche un'altra. Beh, più scarsa. Anche il martello. Più schifo. Avanti. Mettiamo questi. Conversa una parete. Ma no, su tipo spacca tutto, spacca. Poi forse neanche devo ucciderli, sono congelati, magari non fanno niente. No, fanculo, vabbè, stai giù, cazzo me frega. Ce ne sono ancora. Muori. Ok. Boh, direi per oggi di finirla qui. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto commentate.